La danza sonata, più precisamente, ha preso in lecture des dantes, fantasia quasi sonata, scrive Liszt, fu composta negli anni tra il 1835 e il 1840 ed è l'ultima della suite relativa agli anni di pellegrinaggio, secondo volume, Les années de pèlerinage en Italie. I volumi sono tre e questo è il secondo. Liszt, durante il pellegrinaggio in Italia, incontra le grandi personalità italiane, Michelangelo, Petrarca, Raffaello, e decide di dedicare a Dante Alighieri l'ultimo brano di questa suite. Si tratta quindi della Divina Commedia, e dunque una sonata tripartita in Inferno, Purgatorio e Paradiso. Sonata che spesso viene definita come un susseguirsi di impressioni della Divina Commedia e non di fatto una sonata basata su una lettura effettiva ed approfondita della Divina Commedia di Dante. Dal mio punto di vista questo non è assolutamente vero. E certo, però, per quanto riguarda i personaggi femminili, c'è una trasposizione di Francesca, di Paolo e Francesca, dal quinto canto dell'inferno al purgatorio. E io ritengo che questo sia semplicemente perché il dio di Liszt è un dio più misericordioso del dio di Dante. E dunque il Dante Liszt, sul cui battito cardiaco è di fatto costruita tutta la sonata, perdona l'adulterio di Paolo e Francesca. Lo perdona perché anche musicalmente parlando, l'alibi della storia di Tristano e Isolda che loro leggono e che è il loro incipit, diciamo, l'incipit del loro amore, è di fatto arte, pura arte. Quindi perché condannare all'inferno due adulteri di questo tipo? La seconda figura femminile della Dante Sonata è evidentemente Beatrice, con la quale in chiusura il nostro Dante Liszt balla forse un valzer nascosto, perché non è decisamente in tre quarti, ma è un valzer aulico che si verifica dopo i canti dei cherubini e le lire celestiali dell'ingresso in paradiso. Un'ultima cosa, la Dante Sonata spesso viene definita come una sonata che alla fine si chiude sull'inferno di nuovo. Io penso che questo non sia vero poiché durante molti passaggi dell'inferno dei coni di luce del divino si aprono e dunque non credo che il fatto che la sonata si concluda nel grave, sia per forza da ricondurre all'inferno. Credo che divino e infernale si completino.